buonasera a tutti. Io cercherò di non rimandarvi nella depressione dopo questi interventi di proposta, perché comunque... Vai, il microfono? Sì, sono qui. Tengo di qua, ecco, mi trovo meglio. No, dicevo, cercherò di non riportarvi nella depressione, perché comunque questi bei interventi di proposta, insomma, noi le idee ne abbiamo tante. Il problema è che in questi anni, nonostante che c'erano tante possibilità per questo paese, noi siamo stati ostaggio, no? In questi tre anni di chi, no? Avvoltoi della finanza, speculatori, hanno tenuto sotto scacco questo paese, perché sono riusciti a infiltrare, insomma, tutti gli organi vitali. Io stasera farò un focus su Cassa di Risparmio, perché credo che sia doveroso, quando si parla di banche, che non si possa non parlare di cassa, perché di fatto Cassa di Risparmio è la nostra banca di Stato. In questi anni è stata attenzionata in particolar modo dagli avvoltoi, e credo che un focus di quello che è successo, un breve, cercherò di essere abbastanza breve, vada fatto. Io credo questo: in questo momento Cassa di Risparmio è stata abbandonata al suo destino. In queste ultime settimane siamo stati, vi racconto questo aneddoto, siamo stati a fare la legge di bilancio su dalla Guidi, e avevamo un bilancio, insomma, lo sapete, che strutturalmente perde sui 30 milioni, e poi ci sono tutte, no, le partite riguardanti, no, il 5 Ter. Quando lei ha portato dopo due anni e mezzo dei dati anche interessanti, no, su come stava l'economia sanmarinese, a un certo punto mi viene detto: ma scusi segretario, ma con tutto quello che ci sta dicendo, noi abbiamo due partite importanti. Una è la Cassa di Risparmio, che al 5 Ter ha perso 500 milioni, non vogliamo fare un focus su questo. L'altra è: non facciamo un focus sul credito d'imposta, che è una partita completamente fuori controllo. Ancora ad oggi non abbiamo avuto dati e risposte a quello che è la situazione di questi due grossi problemi. E questo vi fa capire che, insomma, quando si tiene nascosto o si cerca di celare quello che è, credo che non sia sicuramente un servizio utile al Paese, sicuramente non è neanche corretto nei confronti, insomma, quando si cercano soluzioni. Comunque questo è. Di fatto, Cassa di Risparmio, dicevo, è abbandonata a se stesso. In questo momento Cassa di Risparmio perde ancora ad oggi 1,5 milioni di euro al mese, e ha un bilancio che anche in questi giorni, insomma, c'è stata una delibera che ha chiuso una perdita pregressa di 34 milioni, che erano una parte, erano la perdita, insomma, strutturale, e una parte era il 5 Ter. E abbiamo una situazione in cui noi non conosciamo niente, perché dopo a maggio, che è decaduto il CDA vecchio, noi non abbiamo più un membro lì dentro, non sappiamo più cosa sta succedendo, non abbiamo informazioni, e non abbiamo notizie di un piano industriale. Nella legge di bilancio ci è arrivato un nudo e crudo taglio lineare dei costi non ben identificati del 33%, al che noi ci siamo chiesti: ma cosa state facendo? Cioè, il 33% su cosa? Su che? Cioè, noi sono anni, era partito già nel CDA di Zanotti, insomma, che chiedevamo un piano industriale, no? Perché quella banca ha bisogno veramente che qualcuno ci metta mano, qualcuno che sappia fare le ristrutturazioni bancarie. E nonostante questo, noi ad oggi non sappiamo che fine fa o che progetto c'è su Cassa di Risparmio. Tutto è celato. Sappiamo indirettamente che stanno chiudendo filiali, ci stanno dicendo che c'è una possibilità di fare della cassa integrazione, che non so se è cominciata o meno. E quindi io credo che poi, oltre a questo, è stato rimandato, perché di questo bisogna dirlo, il discorso sui dipendenti asset, è stato rimandato di 3 mesi il contratto, quindi scadranno il 15 di febbraio, quindi anche qui
questa problematica sarà al prossimo governo destinata, e quindi diciamo che in questo momento Cassa è abbandonata un po' il suo destino. E io credo che quando abbiamo saputo di questi tagli lineari, la domanda che ci siamo posti è stata: ma scusate, noi sappiamo che Delta in questo momento anche lei come Cassa è abbandonata, non sappiamo cosa sta succedendo dentro Delta, però sappiamo che Delta perde 4 milioni all'anno. Allora ci viene da dire, qui si parla di ridurre di 5-6 milioni i costi dentro Cassa, che sono che un 33% quello che veniva paventato, erano circa 6 milioni. Noi sappiamo che Delta perde 4 milioni all'anno, vogliamo intervenire dentro Delta e capire cosa sta succedendo? Perché dopo la speculazione che è stata fatta, perché se va bene Francesco, dopo la svendita degli NPL, che poteva essere un'occasione per ricollocare delle risorse, no? Anche Delta è stata abbandonata a se stessa, ma Delta c'ha un valore ancora, ha dei crediti sanitari che ancora ad oggi sappiamo, così per qualcuno ogni tanto qualche informazione ce la dà, che ancora adesso sono attenzionati, e anche questi c'è qualcuno che ancora ha delle mire e speriamo di fermarli. Perché non bastava che abbiamo venduto tutti i crediti sanitari, quel pacchetto famoso che li abbiamo regalati ed erano crediti sanitari per 59 milioni, tutti buoni, tutti recuperabili e che generavano addirittura un interesse dell'8%, perché queste cose bisogna che le diciamo. Lì noi siamo stati derubati, siamo stati dentro Delta, perché chi aveva fatto le analisi di Delta aveva visto bene che quel pacchetto per Cassa valeva 286 milioni, noi l'abbiamo venduto a 109, quota aspettante a Cassa, abbiamo perso 177 milioni quel pacchetto, e io credo che sia doveroso, chi ha spinto il pulsante, che si prenda le sue responsabilità, perché quando verrà appurato che è stato fatto un furto, perché questo si chiama, allora a quel punto andremo a vedere anche le responsabilità di chi ha spinto il pulsante, nonostante c'erano le ordinanze del Tribunale che dicevano che in questo paese c'era un piano criminale in atto cappeggiato da questa banda che avevano insediato la Banca Centrale, Cassa dei Risparmi, infiltrato un po' tutti i luoghi cardine. Nonostante questo la politica, quella di maggioranza, non quella di opposizione, nonostante questo ha voluto spingere il pulsante su Delta. Ecco, io credo che oltre alle partite da gestire, che secondo noi gestite bene, possono essere, no? Perché comunque anche Delta ha anche dei crediti ancora da gestire, queste potrebbero essere anche qui delle potenziali risorse che potrebbero venire ricollocate dentro Delta. E in più dentro Delta abbiamo tutta una serie di partite, il credito d'imposta, le tasse pagate in anticipo, la sanzione dell'Agenzia delle Entrate per quasi 200 milioni che non sono gestite, qui non ne parla nessuno, ne abbiamo parlato noi, ma qui fa tutte orecchie di mercante. Anche quando abbiamo parlato alla legge di bilancio, che abbiamo chiesto come mai la politica non sta gestendo queste partite, ma questi sono milioni di euro. A Bologna gli avvocati che vincevano, che stavano vincendo i processi, sono stati mandati a casa, Zanotti ne ha dominati alcuni, logicamente potete immaginare che personaggi sono, e adesso questi avvocati stanno facendo scena muta a Bologna, stanno facendo scena muta, un processo che potenzialmente poteva andare in una certa direzione, questi scena muta, va a finire che perdiamo anche i 60 milioni che ci potevano rientrare dalla sanzione delle entrate. Questo non è possibile, però noi lo dobbiamo sapere queste cose. Allora, noi le proposte le abbiamo fatte, questa sera nel focus, no, che ho voluto fare su Cassa di Risparmio, adesso cerco di essere anche breve perché vorremmo anche fare che voi stiate a fare le domande, però io credo che dopo la gestione del CDA di Romito, in cui c'è stata la svalutazione, se ne sono andati, hanno preso le manleve, non hanno risposto di niente, hanno svalutato tutto il bilancio lasciandoci sul groppone 500 milioni di debiti. Dopo la gestione di Zanotti, che non ha fatto niente, non ha fatto niente quel CDA, lui faceva il CDA, prendeva 3-4 ore per fare i suoi preamboli,
non gestiva niente di quello che doveva gestire, ma andava a fare consulenze, a denunciare le persone che gli davano contro, ogni riferimento è casuale. Insomma, dopo tutto questo, io credo che Cassa di Risparmio non si meriti una fine di questo tipo. Noi nel nostro programma abbiamo detto che Cassa di Risparmio potenzialmente potrebbe essere, no, una parte data come azionariato popolare, no? Quindi una ricapitalizzazione di soci azionariato popolare, farla ritornare alle sue origini mutualistiche. Soprattutto io credo che sia il momento di affrontare un piano industriale serio fatto da persone competenti, perché di incompetenti lì dentro ne abbiamo visti già fin troppi, di persone che siano capaci di fare le ristrutturazioni bancarie, perché è inutile che mandiamo nei CDA le persone che non hanno le competenze, quelli lì non ti fanno niente. E soprattutto adesso gli ultimi direttori e vice direttori impalpabili, che io non sapevo neanche chi fossero, ma mi dicono che proprio non si vedono neanche, prendono 200.000 euro l'anno e non fanno un cavolo di niente. Quindi io credo che dentro Cassa avere un po' di determinazione, le cose si possono sistemare, ma sicuramente non le puoi sistemare con le persone incompetenti e che non sanno fare il loro mestiere. Quindi questo io credo che sia un dovere morale per la politica mettere mano a questa banca, perché non la si può lasciare morire così, e anche perché ormai è diventata l'istituto, no? Perché lo Stato è intervenuto in maniera massiccia, avrà dal prossimo anno 20 milioni in più da dover da chiudere le perdite ogni anno. Quindi su questa banca, su questa partita va giocata una fetta importante della nostra non autonomia, della nostra ripresa economica, e credo che non sia giusto farlo morire così. E pertanto io vi dico, noi ce la metteremo tutta, ci proveremo, se avremo possibilità, insomma, di poter andare al governo, questa qui sarà una delle questioni a cui metteremo mano, ma sicuramente dobbiamo liberare questo paese da chi ha tenuto ostaggio l'economia per affari propri, personali, con segreti inconfessabili. Dobbiamo liberare questo paese da chi ci ha tenuto sotto scacco tutto questo periodo, perché non se ne può veramente più.